I dati presenti nella città di Andria relativi ai motivi della presa in carico dei minori per varie forme di violenza sono in linea con la media nazionale. Emerge invece un dato superiore per la violenza assistita, ossia per il numero di minori che assiste direttamente o indirettamente o percepisce gli effetti di atti di violenza compiuti su figure di riferimento per lui o lei affettivamente significative. Quella presentata da Andria nell'auditorium dell'Istituto Secondario Superiore Iannuzzi è la prima indagine relativa alle violenze sui minori ed è stata oggetto di discussione con dirigenti scolastici, docenti, servizi sociali, ASL, operatori delle agenzie socioeducative e forze dell'ordine. Un tavolo di professionisti ed esperti del settore che ha dimostrato il percorso di tutela di un minore vittima di violenza una volta presa in carico dalle figure degli operatori. Ci sono chiaramente anche molti dati che non emergono, c'è ancora molto sommerso perché si fa fatica ancora a denunciare le situazioni di abuso e di maltrattamento. Segnalare un caso di questo genere desta ancora molta resistenza da parte di chi per primo si accorge di questa situazione. Dall'accoglienza all'accompagnamento, dall'ascolto alla segnalazione di un abuso, queste sono le aree di maggiore interesse sulle quali agire, in particolare l'ascolto, come sottolinea il dottor Michele Fatibene, ginecologo ed adolescentologo. Noi dobbiamo metterci con uno stato d'animo proprio di accoglienza. Perché ascoltandoli, ecco, predisponendoci all'ascolto soprattutto, possiamo essere in grado di cogliere quegli aspetti che sono dei segni di disagio, che possono essere dei segnali fisici, segnali anche di un abuso sessuale, ma segnali soprattutto comportamentali, quelli di cui si sta parlando adesso, cioè degli indicatori e proprio del comportamento che ci possono far cogliere degli aspetti che sono aspetti molto pericolosi, non dimenticando che l'ascolto è anche un diritto del minore. Il fenomeno è ancora molto nascosto, molto misconosciuto. E ecco perché noi puntiamo a incontrare non solo la scuola, quindi con i suoi operatori, quindi gli educatori in generale, ma il nostro prossimo progetto è incontrare anche i medici di famiglia, i medici di base, i pediatri di base, perché sono gli attori principali, sono le persone che sono in grado di ascoltarli e quindi di renderci partecipi anche di queste problematiche.